Questo video è sponsorizzato da HelloFresh. Sono pronto. Sono pronto. Vai, vai, 3, 2, 1. Oggi è una giornata memorabile. Voi direte perché ho raggiunto finalmente il milione di iscritti? No, perché Kama precedentemente in alcuni video ha fatto un'affermazione molto molto ardita. Rivediamola. Un milione di iscritti suoi, farò un video senza barba. Senza barba. Probabilmente l'hai detta perché non credevi che saremmo mai arrivati a questo giorno, che il mio canale sarebbe mai riuscito ad arrivare al milione di iscritti. Mi sono sacrificato per fare in modo che tu ci potessi arrivare. Questa è la realtà. Sapevo che era questione di tempo. Certo, anzi è il motivo per cui ora siamo a 1 milione di iscritti, no? Probabilmente. Non per gli shorts, per tutti i video che... No, no. E in questo video quindi diremo addio alla barba di Kama. Sì. Sigla. Barba o capelli? Barba, barba. Nel frattempo guardiamo un po' di meme tra quelli che avete pubblicato voi sul mio subreddit. Che poi oggi c'è una concomitanza di eventi assurda, perché ho fatto il milione di iscritti, tu ti tagli la barba. Questo qua è il Reddit numero 40, proprio il numero precisissimo. Quindi per festeggiare sarà anche l'ultimo Reddit su questo canale. Sì, sì, per me ragazzi, oh, voglio farne molti di più ma senza intasare questo canale. Quindi iscrivetevi al canale Richard HTT React, perché da questo momento in poi la maggior parte dei prossimi video di Reddit saranno lì. Ma vediamo ora il primo meme. Ho due domande: perché esiste la pagina Wikipedia di Franciccina e non esiste quella di Rick? Me lo chiedo anch'io. Ma è originale? Sì, ma guarda in che lingua è scritta. La Francesca Presentini in Art Prafrog Camucia è l'ENA YouTuber illustrita. Ma che cos'è? Non so, però poi voglio cercare veramente Francesca. Poi qui aveva ancora il ciuffino blu. È una foto di mille anni fa questa. Ora che ho raggiunto il milione, credo di meritare anch'io la mia pagina Wikipedia. No, la mia pagina Wikipedia. Kama Carlo Cracco. Perché Cracco fa così? Non so, è una pubblicità delle patatine forse. Boh, questo qua sembra proprio un meme. Sì. Questo meme sarebbe stato carino da utilizzare come emoji, come sticker, però andrebbe aggiornato dopo questo video. No. Sì, con te senza barba. Non vedo l'ora. No, vedo non voglio. Rimanete lì. Anche tu però. Quando da piccolo chiamavi i tuoi genitori per fargli vedere il tuo disegno. Cigottina, Francis Pine, volevo farvi vedere i disegni. Certo. Mi piace perché la madre si chiama Ciccina Francis Pine. Francis Pine. Da oggi in poi abbiamo ribattezzato i vostri genitori. Quando mia madre, tutti con mia madre. Quando mia madre mi vede giocare al posto di studiare. Certo, questo qui. Perché dovrebbe essere lo sguardo di tua madre? Effettivamente questo sguardo qui è un po' come se giudicasse, perché è dall'alto. Cos'è Camiri? Il gusto alla sua faccia. Perché, cosa? Che sono i Camiri? Non penso siano i crumiri questi qui, ma non so perché Camiri. Perché la bontà alla sua faccia. Alla mia faccia, certo. Kama, camicia, camice, camino. Perché camino? Ah, sei tu, però piccolo. Camini. Sono un camino. Siamo dei camini. Con il coso del... Il watermark. Il watermark dell'oversimplified Kama, va bene. Poi il watermark è su ogni immagine. E non si sa mai che te le rubino. Sì. Mukama. Ormai non deve avere un senso questa cosa. Prima c'era camaleonte, cammello. Invece qua, Mukama. Però le orecchie così ce le hai sul serio. Io che cerco di capire quando è stata l'ultima volta che ho studiato. È stato un sacco di tempo, effettivamente. Ma tantissimo. Quando è stata l'ultima volta? Così, decontestualizzate le mie cose. Cioè, normalmente questa qua non è una cosa che fa ridere. Però pensandola così... Perché mi immagino tipo che studia e dice... È stato un sacco di tempo, effettivamente. L'ultima volta. Questa cosa si può applicare a un sacco di cose. Quando è stata l'ultima volta? Che c***o, tipo. No, no. Un sacco di tempo, effettivamente, l'ultima volta. Fammi controllare quando, perché ovviamente tengo monitorata tutta la mia situazione. Le provette, tipo. Quando tua madre ti dava la medicina amara. Questa qua è la faccia normale di Francesca. Esatto. E mi hai visto poi quei video dei genitori che mettono il succo di frutta in brick. Sì. Però dietro è tagliato e dentro c'è la medicina. No. E quindi il bambino beve della cannuccia e pensa di bere il succo di frutta, in realtà sta bevendo la medicina. Ma... genitori infami. Speciale 1 milione di iscritti, Rick. Speciale 900.000 iscritti. Sì, ma anche speciale 700.000. Allora ragazzi, io vi devo chiedere assolutamente scusa. Perché 4 speciali da fare. Io ero veramente intenzionato a fare questi speciali. Non vi volevo mentire. Dire. A tutti gli effetti, visto che abbiamo raggiunto il milione, facciamo che tutti gli speciali convergeranno in un unico speciale. Ma è questo lo speciale? Kama si taglia la barba. Fidatevi che è molto speciale questo evento. Le skin sbloccabili nei videogiochi ieri. Le skin sbloccabili nei videogiochi oggi. Oh, ma sai che la cosa più bella sarà vederti così, ma senza barba. Come sarà? Come potrebbe essere Kama versione Teletubbies, però senza tutta la barba di contorno? 20 euro per quella skin minimo. 20 euro, certo. Ma comunque è vero.
per esempio in Fortnite questa qua potrebbe benissimo essere una delle prossime skin, se non c'è già, che c'è Call of Duty con la skin di Robazzi. È vero, quindi potrebbe benissimo esserci Cam, ma ora voglio lottare nelle prossime patch di Fortnite. Vogliamo la skin Cama Teletubbies. Sono sicuro che Epic Game considererà la mia. Abbiamo pur sempre 1 milione di iscritti adesso. Non si scherza più. Siamo una potenza. Se un giorno dicessimo andiamo a marciare sul Duomo di Milano, sul Duomo di Milano con 1 milione di persone, ci arresterebbero. Se provate a fermarci. 1 milione. Poi verrebbero tipo 2 o 3, se non sbaglio, coi genitori. Però però mi piace pensare che se un giorno dovessi proprio dire marciamo su Milano, voi verreste proprio 1 milione lì. Sarà lui la sua prossima preda. Effettivamente come... Si è baciato tutti, Rick. E vorrei far notare che tra le tre quella più disgustata è con me. Mi sento un po' offeso. Preferisco essere ignorato che disgustato. Se qualcuno dovesse chiedere ma com'è lavorare insieme a Richard HTTP, sono tutte persone consenzienti. Specifichiamo. Come consenziente Kama, adesso è arrivato il momento. Prendi gli strumenti. Le palpitazioni. Come sarà Kama senza barba? Cosa c'è? Sto cercando di immaginarmi. Anch'io, perché guarda. Oh, non sto scherzando, io non mi ricordo come sono senza barba. Quindi questo. Ma scusa. Ma perché è tutto fasciato, tutto rotto? Non è rotto, è perché questo qui, quando mi faceva la barba, scattava in giù e quindi lasciava più spazio. E quindi l'ho scocciato. Voglio tagliarti un punto fondamentale. Il pezzo dei baffetti al centro. Ma sotto la barba hai altra barba. Non riuscirò mai. C'è bisogno della lametta qua. Sto lacrimando. No, non sai che sto piangendo dalla commozione. Sto piangendo perché non mi ha mai fatto la barba qualcuno. Non ti preoccupare, perché questo è altro. Qui c'è bisogno di organizzazione. Nel frattempo tu ora vai a tagliarti la barba, ma per bene, cioè proprio con il rasoio, così possiamo avere proprio la sorpresa, il prima dopo. E nel frattempo, il tempo che Cam ritorni, mandiamo il momento sponsor. Ti rendi conto che uno sponsor sostiene questo momento? Lui è Bob e ha fame. Cosa potrei cucinare? Si domanda Bob. Ci sono infinite ricette. È davvero difficile sceglierne una. Magari una bistecca? Oppure un po' di zucchine ripiene? Anzi, una carbonara! Sì, una carbonara, è deciso! Cucinerà una gustosa e succulenta carbonara. Ma alle 20:30 Bob va ad aprire il frigorifero e si accorge che gli mancano le uova! No! Quindi, come accadrebbe a chiunque in questa brutta situazione? Muore! Se solo Bob avesse deciso di fare come Richard e affidarsi a HelloFresh. Da quando vivo lontano da mia madre, decidere cosa cucinare è diventato un vero inferno. Bob avrebbe scelto comodamente dal sito le sue ricette preferite, ricevendo ogni settimana una box con tutto l'occorrente per cucinare passo passo piatti sani e gustosi, senza fastidiosi viaggi al supermercato dell'ultimo minuto, liste della spesa e file alle casse. Bob sarebbe ancora vivo mentre mangia insieme alla persona che ama. Non fare come Bob. Clicca in descrizione utilizzando il codice sconto HelloRichard per avere fino a 65 euro di sconto sulle prime 3 box di HelloFresh. Perché ricorda, se stai pensando a cosa potresti cucinare, sei già morto. Oh Eric, ma sono finite le uova? Sì. Fatti vedere, Cam. Io rasato. Sì, non sei proprio così rasato. Però mi fa ridere pensare che sotto ci sei tu rasato. Forse riesco anche a intravederlo un po' dai buchini. La cosa buffa è che comunque veramente io da rasato sono così. Oh mio Dio, lo intravedo un po', però sono veramente curioso. Poi per gli abbonati pubblicherò il processo. Ha registrato il video integrale di lui che si fa la barba. E se volete vederlo, abbonatevi. Oh mio Dio, vediamo altri meme poi dopo. Sai qual è stato il mio problema? Io non capivo fino a dove farmi le basette. Mi sento fresco in punti che non sapevo di avere. Quando cerchi Kama su Google e trovi questo Kama, Accademia Kama, Kama Cafè, tutti Kama. Perché non ve l'ho detto, ma Kama si è comprato il posto in questo studio, perché lui è di una famiglia ricchissima. Addirittura un fiume. Sì, un fiume, una valle, o svariati locali. Io che cerco di aiutare il mio migliore amico, perché ho scoperto che ha avuto un'infanzia difficile e traumatica. Lui che ha solo detto di preferire il panettone al pandoro. Ah, questo qua è il riferimento al Banana Pong. Chi ci segue anche sul canale di Banana Pong, dove facciamo
il podcast tutti quanti insieme, saprà che chi ha mangiato il panettone ha avuto un'infanzia traumatica e difficile. Imprevisto, il vostro primo amore, Rick Cimitero, la maestra di cui si era innamorata all'asilo. Spieghiamola questa cosa, perché effettivamente in un altro video, non so dove abbiano pescato questa informazione, però è vera, il mio primissimo amore è stato invece all'asilo, mi ero innamorato della mia maestra di religione. Lì nel video ho pensato al primo amore legale, diciamo, quindi non ho pensato alla cotta che ho avuto all'asilo. Cosa? Alice pelata, che è in tema però, perché qui ci stiamo tutti a tagliare i peli. Sono praticamente io adesso, ti piace, perché poi quando uno fa i pelati fa perfetta. Sì, proprio fa una lampadina Alice. Richard HTT che si veste da donna per fare i suoi primi video, i suoi genitori che guardano il video, ma in realtà era il contrario. Mia madre sopportava questa cosa. Durante i miei primi video c'era mia madre che diceva: oh, ho questo, provati questo, magari questo qua ti sta bene, perché mia madre ha sempre voluto una femminuccia, quindi ho una delusione praticamente. Sì, io non posso far finta troppo a lungo che tu sia normale accanto a me. A un certo punto ti dirò basta, chi se ne frega dei meme, vediamo come sei messo là sotto. Il monociglio esiste, come lo intendono gli altri, come lo intendo io. Che cos'è questa cosa? Guarda che bella barba che ho. È vero, ormai questa faccia qui non esiste più. Kama che introduce il girone della perversione a Richard. Ma cosa? Che significa il girone della perversione? E questa è esattamente la mia faccia. E tu sei così ora. E sei esattamente così, senza capelli e senza barba. Proprio così. Comunque la grafica di Toy Story nel 94 tiene ancora botta. No, ma l'hanno rifatta per fare il meme. Ah sì? No. Quando il tuo migliore amico ci prova con la ragazza che ti piace. Senti, oh, Rush, vediamoli tutti quanti velocemente per poi arrivare a fare il reveal. East, Amazon, Wish. Ok, vabbè, quello di Wish è quello che fa più cacare, ovviamente. Poi, sei appena tornato a casa dopo un pranzo con tua nonna. Questo sono io nel futuro quando aprirò la mia kebabberia. Quando sei in viaggio senza poter fare la doccia da una settimana. Oh, questo cappello sembra finta questa cosa, col fluidifica. Rick sa per vincere, Kama, imprevisto. Io dietro alla porta dopo aver litigato con mamma. Perché uno lì sul momento, capito, cerca di mantenere il contegno, no, cioè il punto, eccetera, però appena si volta l'angolo. Kama ti ama. Cosa? Ma sul serio? Dai, non è fatto apposta. No, nel dai, senso, cioè, l'avete fatto con Photoshop, credo. Fatemi sapere dov'è questo adesivo che dobbiamo andarla a vedere. Io che ringrazio il vecchio me stesso per essere iscritto a Banana Pong. Il vecchio me che cerca di capire in che setta è entrato. Non è una setta Banana Pong, ok? È un gruppo di amici che ogni sera si ritrova parlando di case infestate, di vacanze del cavolo. Ecco il vero Spider-Man. Va bene. Ci siamo quasi, ci siamo quasi. Rush, cos'è? Oh oh oh. Tan 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 tan. Sono ovunque. Cosa? Gessetti. No, ci sono i gessetti dell'Aribo. Li devo comprare. Questi te li do sul serio. No. È vero, me li ricordo, li mangiavo. Ma veramente? I gessetti dell'Aribo. Tu mangiavi i gessetti prima di me? Da qualche parte saranno dovuti venire, ovviamente. Sono io a darteli alla fine. Iscrivetevi a Richard HTT React, perché nei prossimi video in cui guardiamo i meme troverò questi gessetti e te li darò. Quando da piccola spiegavo i disegni a mia madre? È una balena fatta con i mini Miz. Tutti i mini Miz, che sono dei mini conigli, sì, sono agglomerati in una balena di mini Miz. E questo è? E questo è il tempo. È il tempo. È il raggio rimpicciolente sul tempo. Effettivamente sembra proprio come lo spiegherebbe un bambino. Rick quando vince una sfida contro Franciscina. Finalmente. Dire i punti in numeri, dire i punti in più. Ultimo. Sono io con te. Fusione di Rick e Kama. Guardate, questo è stato bello. Questo è proprio l'ultimo meme che è perfetto per coronare il momento. Kama, sono pronto. Sei pronto? Sono pronto. Vai. Sei pronto? Sì. Vai, vai. 3, 2, 1. Oh mio Dio! C'hai più peli nel naso che sulla faccia. Oh mio Dio, guarda! Sai chi sembro? Bono Vox!